Ah, buongiorno, dottoressa Spina. Mi diceva... Ah, buongiorno, dottor Lyon, mi dica. Siamo pronti per la sperimentazione di oggi, giusto? Io ho scritto diverse cose che dobbiamo fare sul mio taccuino della fondazione. Credo che stiano finendo di preparare tutto quello bene, che è necessario. Bene, bene, bene. Allora, dottori, sta interrompendo la nostra pausa caffè. Così, no, mi scusi, però sono pronti i soggetti, no! Prego. Non è vero, non sono pronti. Oh. Imbecille. Mamma assumono mia, cani e porci. Cani e porci, io non ne ho una parole. Questa fondazione una volta era una cosa seria. Da un po' di tempo a questa parte è diventata una barzelletta. Dottore, dottore, è ancora guardi. Lì. Oh, ascolta, ascolta, te non hai capito dottori, niente. Dottori, i soggetti sono pronti. Oh, per ho detto che devi aspettare. Oh. Allora, sorseggiamo il caffè mentre parliamo del lavoro, signorina, perché è importante che ci mettiamo d'accordo anche come vogliamo ma assolutamente, agire. Assolutamente, infatti io ho studiato alcune interazioni con altri soggetti. Interagiamo. È veramente molto interessante. Ho capito. Allora, io vorrei interagire un po', insomma, abbia pazienza. Allora, rimanga sul professionale, sì, per favore, perché altrimenti le mando un richiamo. No, stia tranquilla. Allora, ricordi che io sono suo superiore comunque, sono superiore io. Ho capito, ma questo non significa che posso toccarmi le ciapette. Allora, mi sono scritto che dobbiamo fare un test su SCP. CP173, quindi The Sculpture. E dobbiamo controllare lo stato dei class di dopo che avranno testato. Poi abbiamo da fare un test anche su SCP-012, lo spartito, molto quello pericoloso. Quello veramente, io sto aspettando quell'esperimento da almeno un mese e mezzo. Adesso puoi entrare. Salve dottori, sì. Gli esperimenti sono pronti. No, tutto sperimentato. I class D sono pronti. I class D sono pronti per l'esperimento. Oh, va bene, allora adesso andiamo a vederli. Ci aspetti di là, per favore. Ok, prego, ma di nuovo. Prepari intanto i class D, forza. Sì, ma io guardi veramente, signorina. Ma è una situazione imbarazzante. Ma la prossima volta controlliamo noi di persona le candidature. È meglio, è meglio, perché invece se ne è occupato il dottor Ghiar. Dottor Ghiar ha fatto un casino. Ha fatto un casino perché ho capito, ma quello di volta con un occhio guarda gli esperimenti, sì. E con un altro guarda le scartoffie. Lo via. So, è uno tecnico, gli piacciono le cose tecniche. Allora, dottori, prego, vi seguo. Sì, andiamo. Oh, mi raccomando. Lei segue noi. Ma almeno sei armato, scusa. Assolutamente sì, sono carico di munizioni pure. Ok, vabbè, non puntarmela però, per favore, perché io sono pur sempre il tuo superiore. Scusi, non mi licenzi però. Non ti licenzio. Allora, vediamo un po'. Ce ne abbiamo un paio freschi freschi arrivati ieri, se non ricordo male. Vediamone uno. Questo qua, per esempio. Questo è indisciplinato. No, dottore, la prego. Questa volta è per il pranzo, spero, vero? Indisciplinato, si vede che mi è indisciplinato. Mi auguro che non siano informati, perché altrimenti sono non vediamo poco. Chiede da mangiare, questa cosa già non va bene, secondo me. Assolutamente, non abbiamo cibo per lei. Allora, cibo qua se ne vede soltanto quando si lavora bene. Lei non ha ancora lavorato. Voglio lavorare, allora datemi un lavoro, qualsiasi cosa, vi prego. Ottimo, è un lavoro, è quello che avrà. Oggi, lei... Signor Class D numero 001 si occuperà di testare The Sculpture, la statua. Non è pericolosa, vero? Non è buono. Assolutamente dottore, dottore, sì. Dottore, non dia informazioni, altrimenti roviniamo l'esperimento. Non bene, sa come bene. Funziona. Ne portiamo dentro anche un altro, così non rischiamo prego, di avere problemi. Questo è molto calmo, ma indisciplinato anche lui. Attenzione. Esci. Oh, buongiorno, signore. Mi esci scusi. Subito. Arrivo. Questo è indisciplinato davvero, Questo come è veramente indisciplinato. Di aiuto? Certo che puoi essere d'aiuto, ti abbiamo preso lo stesso, apposta. Anzi, tutti e due avrete un compito molto rischioso oggi. Se uscirete vivi, come d'accordi, sarete liberi e potrete bene, tornare allora, a casa. Andiamo subito, la prego, veramente ho ma fame. Ma cosa stiamo rischiando? Quanto è difficile. La no, vita, no, naturalmente. Non c'è spazio per queste, non c'è spazio per queste la domande, vita, naturalmente. Dottore. Ma come la vita? Se dovete essere liberati, dovete guadagnarvelo, no? Non può essere mica dottore, tutto gratis. Dottore, mi segua, che altrimenti qua vi perdete tutti quanti. Sì. Attenzione, dritti, spalle al muro proprio. Sì, dritti. Mi raccomando, li sorvegli bene, che questi li vedo fuggiaschi. Assolutamente sono abituato. Guardi. Hanno voglia di scappare questi. Sì, tranquillo dottore, non facciamo un passo falso. Ho il grilletto facile qui, Bene. Ma adesso venite con me, perché si cambia registro. Adesso voi dovrete entrare nella cella di SCP-173. Ma dottore, lei verrà con noi ovviamente, no? Perché lei è uno scienziato, cioè abbiamo bisogno anche di lei. No, io non entrerò. Ma siamo noi gli esperimenti. Voi entrerete e dovrete rimanere vivi per un po', anche perché la cella di SCP-173 si sporca frequentemente, quindi voi... Ma è così pericoloso questo? Dovrete pulirla... signor Cico, gli procuri un straccio, qualcosa, un bastone per pulire? Assolutamente sì, aspettatevi qui. Un cencio sporco. Le illustri le misure di sicurezza, prego però. Allora, come potete vedere, la statua è pronta a darvi il benvenuto. Perché è proprio lì fuori, pronta. Non sembra affatto amichevole questa statua. Non lo è, assolutamente. Ma ci dà una statua, su via. Non è che c'è tanto da impressionarsi, no, dottore? Vi posso dare io un consiglio. Se lo eseguirete alla lettera, entrerete e uscirete vivi. Ok, dici tutto, ti uno prego. Uno di voi, anche
anche solo uno tra voi, dovesse non capire le mie istruzioni, io non le ripeterò, allora da lì dentro non uscirete mai più. Le vostre famiglie potrete anche dimenticarvele se non capite quello che io vi dico. La prego, la prego. Devi ascoltare bene, ascolta bene. Fatevi dare il cencio dal dottor qua. Prego, allora una pala del secchio e uno straccio. Pulite tutto. Perfetto, organizzatevi tra di voi. Allora, ci penso io. Ricordatevi, in qualsiasi momento voi chiudiate gli occhi, quella statua arriverà da voi e vi spezzerà il collo. Ma se voi la guardate non farà niente. Ma se voi vi fermate anche solo per battere le ciglia, per chiudere gli occhi per un istante, lei approfitterà di questo istante e vi ucciderà. Avete capito bene? Ma pensando? Dopo un po' le palpebre bruciano, devi chiudere gli occhi, come facciamo? È per questo che siete in coppia. Esatto, per questo entrate in due. Quando uno dei due deve battere le palpebre, l'altro deve guardare la statua. Dobbiamo fare il gioco di squadra per forza. Dobbiamo riuscire, se no ci ammazza quella. Io mi auguro che voi siate compatibili, che siate bravi insieme, perché altrimenti non vedremo uscire nessuno. Dobbiamo esserlo per forza, se no non voglio morire. Allora, signor Cigo, gli apro la porta e voi prego, entrate. Mi raccomando, osservate bene il soggetto. Sì. Mi raccomando, non chiudere gli occhi, se non chiudere la fortuna, vai. Oh, mi fido di te. Non distogliete lo sguardo neanche per un istante. Perfetto. La stiamo fissando. Ok, diamo il via all'esperimento. Sì, e per quanto riguarda noi, venite con me, dobbiamo mettere... Anzi, possiamo anche salire sul livello successivo. Venite, venite. Che godiamoci lo spettacolo proprio al diavolo. Non è questione di godersi lo spettacolo, qui noi siamo per fini scientifici. Non possiamo mica divertirci, è tutta una cosa di scienza, vedi? Ma guarda, io non ne capisco niente lo so, di scienza, lo so, maestro, sei ignorante. Segno, non chiamarmi maestro, mi devi chiamare dottore. Scusami, scusami. La tua ignoranza dottore, mi sorprende. Dottore, se per caso lei vuole osservare da vicino, io posso rimanere qui a prendere appunto. No, sto bene anch'io, tanto per il momento li dobbiamo lasciare pulire, perché loro con il tempo si fanno anche conoscere dalla statua. Guardi, io ho tratto un profilo psicologico dei due, non sono compatibili, ti avviso, dottore. No, allora, prima di tutto mi devi dare del lei. L'avviso. No, tu meriti di essere sicuramente toccato col bastone elettrico, perché scusami, non licenziarmi però, ti prego. Hai rotto mi hai dato di nuovo del lei. La prego. Devi darmi del lei, devi rispettare i superiori. Non sono abituato a parlare con un superiore, non sono abituato. Ma perché dove eri? Dove ti cosa che mansioni avevi? Non ho mai parlato con un superiore. Sono stato lì fermo a fare la guardia e basta. Che schifo, porca miseria. Ti hanno veramente trovato nel cassonetto. È il compito mio, era. Il compito tuo? Il compito tuo da adesso in avanti sarà obbedire ad ogni ordine, è chiaro? Va bene, lo sto facendo. Molto bene, e non avrò pazienza con te. Se sbagli, scusi. Ci metto... No, non chiudo gli occhi, non chiudo gli occhi. No, ti prego, no. Oh, mi sa che... Che sta succedendo? Non erano compatibili, glielo ho detto. Signori, non mi dite che abbiamo... Non ci posso credere. Abbiamo due cadaveri? Beh, mi sa di sì, perché ho sentito... sì. No, signorina! No, dottore! Madonna mia! Posso scendere io? No, sei troppo stupido. Sei troppo tonto, non muoverti. E che cosa devo fare? Ma quei due sono... Vedo del sangue, non ma è un buon segno. Ma prima hanno sporcato di più la cella. Mannaggia a loro, li mandiamo allora, dentro per pulire, fanno questo casino. Io sono veramente esterrefatta che per colpa vostra questo esperimento che attendevamo da Oddio! Un mese e mezzo è andato in vacca. Colpa nostra, è colpa di quei due imbecilli. Vi mettete a litigare come due bambini. Qui ci serve professionalità. Ma noi non mi chiamiamo tutte e due. No, allora, tu stai... Vergognati, no, vergognati. Mi scusi veramente. Ascolta, mi stai prendendo in giro? No, mi scusi veramente, non so che dire, non l'ho fatto apposta. È stata tutta colpa tua, Tu hai scelto quei due class D. Li hai scelti te. Sei un incompetente. Ce n'erano pochi, ho scelto quelli che c'erano. Signorina. Dottore, qui c'è da... bisogna fare qualcosa, per favore. Ci penso io, spostatevi. Dobbiamo dare l'allarme? Assolutamente no, non ce n'è bisogno. Vi ho detto, vi ho comandato di spostarvi, va bene? Siamo via, tranquillo. Qua ci penso io a riconcludere, come si dice, a rincludere, riclaudusculare questa statua. Sì, allora, dottore, io la guardo, quando lei vuole, è pronto, io non la guardo più. No, voi dovete fargli la entrate nella statua. E non da disturbare. Non guardiamo nessuno, ti guardiamo dal vetro. Dottore, lei ci muore così. Io sto benissimo, levatevi dalle palle, ok? Che adesso ci penso io. Che disa. No, ragazzi, ma qui dentro c'è un osso. Questo è una costola. Come un osso? Come un osso? Gli ha spezzato la testa real good, Madonna. Sentite, oppala. Aspettate che qui... si sta muovendo, attenzione. Vedo. Oppla. No, ma voi dovete andare via, perché questa non mi... No, tanto non ci vede qui. No, vi vuole sturare a voi. Cioè, così non andiamo da nessuna parte. Dottore, le serve una mano? Mi serve che... Oddio,
Aspetta, è un po' buio, signore, qua le luci sono poche. Vabbè, mi serve che voi ve ne andiate, perché se voi non ve ne andate, questa statua continua a voler strutturare voi. Esco dalla stanza, perfetto, esco dalla stanza. Ok, dottore, esco anch'io. È sicuro che vuole che esco? Sì, perché io sono abilissimo, va bene? Quando vuole mi chiama, dottore, mi raccomando, io sono qui per proteggere. Ma è ancora ricordi. Intenzionata ad ammazzare voi due, io non so cosa fare. Ma siamo andati via noi. Ok, siamo fuori. No, ancora vuole ammazzare voi, cioè non so come... come reagire a questa situazione, però. Sentite, facciamo così. Oh, oddio. Forse adesso no. Adesso. Oh, attenzione, attenzione. Ok, ora ci siamo, ce l'ha con me. Oh. No, non è vero. Madonna! Dottore! Okay. Stia attento, dottore! Ok, l'ho rinclusa benissimo. Adesso, con tutta la calma del mondo. Hopla! Chiusa dentro! Lei è veramente un maestro, dottore. Le devo fare i complimenti, grazie, ma lei è un grandissimo imbecille. No, allora, e voi signorina, due non lavorerete mai più insieme. No, perché ci abbiamo rischiato l'osso del collo e abbiamo perso due soggetti. Non è che li troviamo allora, che cadono dal pero, tutto, i classi. Silenzio! Sono il suo superiore! Adesso mi annoto che lei è insubordinante! È assolutamente. E lei è un somaro. Ah, dottoressa Dora Spina! È insubordinante. Va bene, allora Lion è un somaro. Allora basta, io basta. Sono subordinato invece. Silenzio. A lui proprio, scusi. Guarda. E vada subito al corridoio dei class D e me ne prepari due subito. Perfetto, vado immediatamente. Invece è lui, ci ha messo uno contro l'altro con la sua incompetenza. Assolutamente, con comunque la sua dottore incompetenza. Devo farle i complimenti. Grazie. Questo esperimento è andato benissimo. Volevamo vedere come sarebbero morti i class D. Ed effettivamente l'abbiamo visto. Veramente spaventoso. Gli ha proprio staccato la testa. Guardi quell'osso. Sì, guardi un po'. Quella là è una costola, gliel'ha proprio strinzata. Ma io sapevo che, capito, spezzasse solo il collo. No, ma quando là ci va di vuol dire che gli davano proprio fastidio quei due, Sì, decisamente, complimenti. Condivisibile. Abbiamo ingannato anche la guardia, complimenti. Sì, vabbè, ma del resto queste poveracci pensano che noi siamo qui per essere buoni. Ma siamo professionisti. A noi non ce ne frega proprio. Noi vogliamo spezzare. Cioè, ci godiamo pure quando gli rompono le ossa. Oh, andiamo a vedere, ce ne dovrebbero essere altri. Allora, due. Il prossimo abbiamo detto che è il numero 012, lo spartito pericoloso, non anche vedo quello. L'ora, dottore, quello veramente mi emoziona sempre. È normale, poi del resto questo laboratorio è talmente, oh, che schifo, altri pezzi di ossa. Un'altra cosa. La prenda lei. A parte No, grazie, che schifo. Guarda, mamma mia. Madonna. Lo straccio. Ah, però aspetta. Ma questa è una cosa strana però, signorina. Questo è lo straccio, il cannavaccio, e questo è un costole che si erano portati dentro per pulire la cella. Esatto, quindi qualcosa mi fa pensare che non siano morti, ma che... Eccolo, dottore, qui. Dottore, colpa di stregato. Doveva guardarlo e ha chiuso gli occhi. Quel maledetto voleva ammazzarmi. E tu hai subito le botte della statua. Anche lui le ha prese. Ma io anche vivo, di più. Ammirevole. Annoti, signorina, annoti. Annoto, sì che annoto. Non sono vivo, non sto affatto bene. Che cosa hai provato quando la statua ti ha raggiunto e ha cercato di spezzarti neanche il collo? Neanche l'ho vista. Non l'ho neanche vista. È corsa incontro. Ho visto questa figura bianca enorme. Ma veramente un dolore. Annoti, signorina, questo è oro per stanno le nostre ricerche. Stanno dando tutto. Ma come oro? Ma voi siete in una scala da... Cosa ha detto? No, dottore, mi scusi, prego? Non è quello che intendevo. Non è quello che intendevo. No, dottore, la prego. No, già tu sto vuoi malissimo. Conoscere il mio amico? Vuoi conoscere il mio non amico elettrico? No, fa malissimo. Non lo volevo conoscere. Dottore, per favore, ci serve intero. Dobbiamo raccogliere la sua testimonianza. Dicevamo, in una scala da 1 a 25, quanto ha fatto male quando la statua l'ha raggiunta per la prima volta e l'ha colpita? 24, perché 25 sarei morto. Ok, 24 è dolorosissimo. Punti, dolorosissimo. Buono, okay. E questo sangue è il suo, per caso? Sì, forse anche un po' di quell'altro pezzo, non lo so dove sia finito neanche. Questa costola le appartiene, per caso la riconosce? Veda un po'. Oddio, mi manca una costola. Ah, interessante, infatti vedo che c'è un buco lì nel costato. Scriva, signorina. Ok, segno anche che attacca altre parti del corpo che non sono il collo. Beh, molto interessante. Beh, allora ritorna nella tua cella perché servirai. Assolutamente. Forza. Vado, posso aprire? Sì, non per favore. Ho sentito sparare, però. Mi sa che è successa qualche molestanza. Sì, dottore, sta succedendo qualcosa. Conviene andare a vedere che questo laboratorio è un costante di situazioni proibitive. Guardi, aspetti, dovremmo prendere più guardie. Ogni tanto ci penso. Dottore, non dormo ho un rapporto quasi gravissimo da esporgli. Ho trovato la cavia strecato che ha guardie che ha fatto. Ha sporcato il corridoio. Fatemi lontani, io non ho proprio gli occhi. Andate via, vi prego. Scusate, lasciatemi parlare un attimo con lui.
probabilmente in stato di shock. Dottore, non sia duro, mi raccomando. Stava anche cercando di infilarsi in qualche condotto di reazione. No, ti prego, per scappare. Voglio andare a casa. Allora, signor Stregato, si giri subito. La statua ormai è ricontenuta. Non c'è più nessun pericolo. Non class posso D002. Guardarla negli occhi, poi. Non posso. Ma che ti chiamo per nome io? Ma che me ne frega di come ti chiami a me? Ma pisello moscio. Allora, ascoltami bene. Racconta la tua esperienza durante l'attacco della statua 0173. Forza. Mi ha preso un colpo. Non potevo più tenere gli occhi aperti. Ho visto davvero la morte. Non potevo rimanere lì. Ho chiuso gli occhi, non li ho più riaperti fino adesso. Quanto è stato doloroso? Da 1 a 25 l'esperienza che ha appena vissuto, Cavia. Tantissimo. Guarda, penso 15. Io allora ha provato meno dolore. Nemmeno. Mi sa che ha preso meno botte dell'altro. Sì, anche secondo me. Avendo gli occhi chiusi non sapevo cosa mi succedesse. Fammi controllare i danni. Beh, le costole mancavano a quell'altro. Ho capito io. Ha usato l'altro come scudo. Sì, quest'altro se n'è scappato prima. Che schifo. Sì, decisamente. Però mi ha ferito il collo. È come se mi avesse morso. Non lo so. Sì, morso. Non morde, sai. Mi sa che è stato l'altro a mordere. Anche secondo me. Anche secondo me. Sì. Che schifo. Non avevo gli occhi aperti. E del resto, quando prendi gente di questo calibro, quello che succede poi è questo: si mordono a vicenda, si mozzicano. Che schifo. Vergognoso. Che vergogna. Si tradiscono. Devo riposare poi. Ora. Riposare. Tu puoi entrare nella tua cella, ma tra 30 secondi ti manderemo a un altro esperimento ancora più violento. Prego, vai, vai. Metti nuovo, sì, sì, vai. Dottore, sta a posto. È stato molestato da queste cavie. Me lo dica a me. Faccia al muro immediatamente. Sei un disdegnante. Mi scusi. Fai schifo, veramente. Mi sono impegnato veramente tanto. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della tua protezione. Se le cavie mi molestano, come dici tu, sono capace di badare a me stesso, va bene? Ok, ma io sono la guardia, questo è il mio compito, mi ha assegnato questo. Tu sei una mezza calzetta, ok? Però il fucile. Silenzio, vergognati, imbarazzante. E adesso andiamo lì a prendere, perché bisogna fare un altro test e non c'è tempo da perdere. Sono veramente emozionata, perché dopo quello che abbiamo scoperto oggi scommetto che scopriremo altro. Certo, sembrano dei buoni soggetti. Oh no, in fondo nuovo, esci, di nuovo, no. Esci. Mi fa ancora male la costola. Non ce l'hai? Un po' fa male. Su, non si preoccupi che poi la mandiamo in infermeria. Fuori. Siete già tornati. Fuori. Ma guarda che imbecille! Ascoltami bene! Queste porte si aprono una volta! Se me la fai aprire due volte per far uscire il tuo stupido sedere da class D, io ti crivello di colpi! È chiaro? Ok, ho capito! Dottore, mantenga la calma! Sia professionale, per questo che paghiamo le guardie! È vero! Questo lo fallo io! Stai zitto, te, che sei solo a sproposito, parli! Solo a sproposito! Mi scusi veramente! Non so neanche io perché sto facendo questo lavoro! Ma guarda, non lo so neanche io, forse dovevi andare. Scusi, ma non può mandare la guardia al posto nostro per una volta? Assolutamente signori, no. Signori, per favore, ognuno qui fa il proprio lavoro e adesso seguiteci. Non era una brutta idea però. Dottore, mi segua. Sì, grazie signorina, perché se non ci fosse lei a orientarsi in questo posto io mi perderei ogni giorno. Ma si figuri, sono studiata per questo. Sì, è vero, io invece sono più pratico sugli SCP, sui soggetti di test. Sì, anche. Sì, soprattutto sul ricontenimento. Sì? Esatto, molto bravo io. Perfetto. Dottore, siamo arrivati? Dove stiamo andando? Allora, siete dinanzi alla cella di SCP-012, lo spartito scritto con il sangue. Con il sangue? Ti prego, dimmi che è meno pericoloso di quell'altro. Insomma. Dipende, insomma. Dobbiamo studiarlo. Allora, il sangue che scrive le pagine di questo spartito è quello delle persone che vi hanno avuto a che fare. Perché quando voi entrerete e uno di voi lo prenderà in mano, sarà sicuramente costretto a continuare a scriverlo. Ma ovviamente, non avendo voi inchiostro, dovrete scriverlo con la vostro sangue. Lo deve prendere lui in mano allora. Questo è un coltello. Ma non ti puoi minimamente fermare? Assolutamente. Ma questo vedremo, insomma. Dobbiamo noi stiamo testarlo. Andando a studiare questo. Certo. E voi siete il nostro mezzo per studiare questo. Va bene, dopo coltello. Dopo andiamo in infermeria, però la prego. Stai zitto. E che non ti senta più dire, chiedere o domandare qualcosa. Va bene? Non la farò mai più. Con quella tua tutina gialla. Perché ha una tutina gialla? Dovrebbe essere arancione. E l'ho assegnata quella. Mi dispiace, c'era solo quella. Mi dispiace, dottore. Tu hai sbiadito. Guarda quanto sei inutile. Allora sarai tu a entrare per primo e a prendere lo spartito in mano. Mentre l'altro. Va bene. Lo faccio. Lo devo fare per forza. L'altro no, io ti non guarderà. Posso guardare. No, tu sentire. Devi guardare. No, ti prego. Dottore, dobbiamo entrare anche noi. Però non so quanto sia sicuro. Ma resteremo anche la guardia. Resteremo indietro ed entrerà anche la guardia. E in caso prego, entrate. Siamo subito. Pronti? Sì. Prego. Sì, entrate tutti, mi raccomando. Nessuno rimanga fuori perché non voglio pusillanimi. Bravo. Okay. Allora, soggetto di test 001, al mio segnale raccoglierai
Oddio. Qualcuno illumini qualcosina. Oddio. Signore, madonna mia. Signore mio. Terribile. Sarà un effetto dello coso. Si illuminiamo di più, dottore! Signorina. Signorina, dottore, non mi lasci qua dentro, dottore, non mi lasci qua dentro. Dottore, dottore, signore, usciamo. Signorina, era brutto, ma quello è un effetto dello spartito. Allora, qui c'è stato, credo che ci sia stato un problema di contenimento. Sì, ma è morta anche la guardia per caso, perché mi è sembrato che fosse così, non temo so sicuro. Temo di sì, dottore. Ma che guardia scarsa però, okay, che dottore, schifo. Io l'ho detto, dobbiamo buttare la guardia, comunque allora, io sono rimasto perché sono valido. Ma mi faccia segnare un attimo, sarà in infermeria. Questa era importante. Problema di contenimento. Questo era palesemente un mostro dell'ombra, molto pericoloso. Questo era veramente spaventoso. Non ha niente a che fare con lo spartito, spero. Scusa, ma ti abbiamo interpellato? No, non mi scusi, perché sono io in panico. Questo potresti dare fuoco allo spartito, vergogna. Prego. Allora, dottore, mi scusi, ho avuto un problema col contenimento di una cella, mi pare. È colpa mia. Perché sei trasparente? Perché è stato posseduto dallo spirito, penso. Segniamo, dottore, segniamo. Questa è una cosa molto interessante. No, io me ne vado da qui, mi scuso. Trasparenza, wow. Questo non è solo trasparente, questo è trasse imbecille. Altro che, ma proprio pesantemente. Senta, qua non abbiamo tempo da perdere. Ho capito, lo prendo in mano. Ecco. Signorina, segni, segni. Ti scrivo col mio sangue. È morto in un attimo. E tutto il suo sangue è stato usato per scrivere lo spartito. Segni, segni, perché sono... Che disastro. Sto segnando. Urca, guardi quanto, gocciola dappertutto, bello, interessante. Peccato per quell'altro, perché volevo fargli fare una prova, invece è svenuto per colpa di quel mostro dell'ombra. Chiami la guardia, così magari lo ritrovo vivo. Sono anche morto. Lui è diventato tutto trasparente come un imbecille, poi sembra anche stupido. Forse segni che ci sono sintomi di confusione. Chiede se è vivo, certo, o se è morto. Segno subito, sembra, confusione. Sembra molto stupido, e anche la guardia, guarda che imbecille. No, mi scusi capo, io adesso non sono più stupido, sono efficiente, operativo. Sì, sei ancora trasparente. Ah, è passata. Bravo. Vedi? Adesso. Si vede, mi sono aggiustato. L'esperimento quindi l'ho fatto o no? No, ovviamente, non hai fatto nulla. Dovrei farne altri 5 per punirti. Sei stato veramente inutile, come la sempre. Prego, sia gentile con me. Sì, non ti preoccupare. Guardia, li riporti alla cella. Magari li portiamo anche a ricucire. Prego, seguite, non so. Muovetevi. Quell'altro prego. È un po'. È finito senza sangue. Mi sa che sta male, poverino, sarà in infermeria. Sì. Dottore, veramente complimenti. È stata una giornata proficua. Grazie, signorina. Anche a lei. Basta, possiamo...